Allora, benvenuti a tutti, ci troviamo nel castello di Saputo, a Cleto. Mi preme dirlo perché comunque Deborah ha scritto questo bellissimo libro che è Visioni Turistiche, è proprio attinente. Io quando l'ho letto ho pensato proprio a Cleto, ho pensato al turismo, ho pensato anche all'impegno dell'amministrazione comunale nel valorizzare il castello, nel valorizzare il borgo, quindi un libro del genere secondo me dovrebbe essere portato in giro per la Calabria, anche fuori dalla Calabria, ma la Calabria è forse quella che ne ha più bisogno. Questa sera appunto abbiamo la possibilità di chiacchierare con te, Deborah, che tra l'altro sei giornalista, pubblicista e sei molto esperta appunto di marketing e di cultura appunto relativamente a quello che è il turismo in generale. Io ho scoperto dei tipi di turismo che non conoscevo leggendo il libro, ne abbiamo parlato prima durante l'intervista, ma ne parleremo questa sera proprio qui. Abbiamo il piacere di avere appunto Armando Bossio, che è il sindaco, al quale vorrei passare subito la parola per i saluti, diciamo, istituzionali. Ti blocco subito così e sono contento soprattutto che, e ripeto, lo facciamo qua a Saputo. Le altre presentazioni per esempio sono state svolte a Cleto, però anche Saputo, questa stessa location, Deborah stessa ha assaggiato che si presta non solo esclusivamente a una presentazione, ma a tante altre situazioni, come ad esempio presentazioni o ad esempio matrimoni, piuttosto che altri eventi che sono stati anche fatti. Quindi io inizierei la presentazione col dare la parola appunto al sindaco Armando Bossio e poi iniziamo questa chiacchierata con Deborah e scopriremo Visioni Turistiche, lo scoprirete anche voi, e poi ci sarà la possibilità ovviamente di intervenire e di fare domande. Già qualcuno ce l'ha posta prima, ma non diciamo niente. Quindi la parola ad Armando. Grazie Riccardo, buonasera a tutti, io sarò veramente velocissimo, farò un breve saluto. Quello che dice Riccardo è vero, no? Perché sostanzialmente a Cleto, dove ti sposti, in qualsiasi angolo ci spostiamo a fare qualsiasi forma di evento, insomma l'atmosfera che si crea attorno a quell'evento, proprio dovuto al posto, insomma, è magico, come tu stai stasera notando in questo castello. Qui siamo nel castello Angioino di Saputo, quindi benvenuti a tutti, soprattutto a chi non è di Cleto, e stasera è un piacere avervi assolutamente con noi. Benvenuto a te Deborah, non ci conosciamo ovviamente, però mi sono informato per quanto mi è stato possibile, ci sono amici in comune che mi hanno parlato molto bene di te, quindi grazie per essere qui e grazie a Riccardo ovviamente per avermi invitato e dato questa possibilità insieme alla comunità, perché il libro, io ho dato già un'occhiata adesso, però su internet insomma sono andato a vedere un po' l'introduzione eccetera eccetera, e potrebbe essere un lavoro che interessa sicuramente anche queste comunità, questi comuni, soprattutto quando si parla di borghi. Poi ho visto sbriciato su alcuni capitoli interessanti, devo dire la verità. Ovviamente oggi presentandolo qua c'è una valenza doppiamente importante, anche perché sei in un luogo speciale, come dicevo prima, sei nel comune dove ci sono due castelli. Io fino a quando avrò mandato, insomma, lo ripeterò di continuo, anche perché tu parli di marketing, parli di alcune cose importanti riguardo, è da poco che stiamo cercando di dare questa identità ed entrare nel mercato turistico anche con questa identità. E quest'estate abbiamo avuto già un primo ritorno, diciamo, come amministrazione abbiamo promosso questa nuova identità che sta tornando, si sta parlando in Calabria a puntini del Comune dei Castelli, quindi in qualche modo stiamo avendo abbiamo avviato questo percorso, ma nello stesso tempo, siccome ho visto nell'introduzione tu parli di turismo tradizionale ma anche innovativo, qui sei appunto a Cleto, dicevo prima, in un luogo speciale dove abbiamo avuto modo di inaugurare a fine luglio, 28 luglio se non mi sbaglio, infatti Riccardo mi parlava di questo nella prima chiamata, del borgo digitale. Parliamo di un nuovo sistema informatico dove è possibile spiegare ogni angolo di questo territorio, perché abbiamo tappezzato ogni angolo che possa essere di importanza storico-culturale e che possiamo raccontare in diverse lingue. Quest'estate abbiamo inaugurato fino a luglio, ad agosto abbiamo avuto un primo riscontro importantissimo, perché siamo riusciti a raccontare Cleto in 6 lingue diverse, quindi oltre all'italiano ci sono questi bandierini che vedete qui all'interno del castello, sono proprio questo, permettono di raccontare la nostra storia, le nostre tradizioni, quello che c'è di storico in 5 lingue diverse. E ho avuto conferma del funzionamento, perché proprio un giorno mi trovo qui al castello per la manutenzione, sono entrati delle persone cinesi, io ho fatto finta di nulla, hanno appreso di questo percorso digitale, uno dei due parlava
anche italiano, e poi gli ho chiesto se avevano trovato un qualcosa di diverso. Sono stati contentissimi perché è l'unico posto in Calabria dove riusciamo ad apprendere, ad assorbire la storia nella nostra lingua, e ci hanno promesso di ritornare, anche perché fanno parte di un movimento che riesce a organizzare queste visite nel meridione d'Italia, e dice è l'unico posto dove ci offre questo servizio. Quindi quando parli tu di innovazione, questo, come il borgo digitale che abbiamo fatto, potrebbe essere spunto anche di confronto e di condivisione, anche spero che nei prossimi libri parlerai in specifico anche di Cleto. E niente, ascolterò poi se riuscirò ad essere, come dire, complementare anche la vostra chiacchierata, insomma mi farà molto molto piacere. Io sono veramente felice, porto i saluti di tutta l'amministrazione, stasera è presente il vice sindaco e il consigliere Caputo, ma gli altri per motivi di lavoro e di altri impegni non sono potuti essere presenti, però porto il loro saluto. Grazie. Grazie. Grazie ad Armando, sì, effettivamente io l'avrei detto proprio dopo, il fatto del QR code, che è una cosa molto comoda, perché effettivamente per chi non conosce o non ha la possibilità di avere una guida alle volte, perché quando vai a visitare qualunque luogo, un borgo come Cleto, che ha molta storia, hai la difficoltà di orientarti, e sicuramente l'idea di mettere delle informazioni sotto forma appunto di QR code, e quindi anche le lingue, perché poi pure quella è importante, perché possono venire persone da qualunque parte del mondo, sono sicuramente una nota molto importante e positiva. A questo punto ci mettiamo nel libro. La domanda che ti faranno tutti è quella: come nasce questo libro? Vabbè, ok, questa sicuramente te la faccio pure, però io voglio capire, questo libro avrà comunque dei capitoli che sono nati in base a delle esigenze, cioè tu, se hai scritto questo libro, l'hai scritto perché ti sei resa conto che mancava forse qualcosa alla Calabria, piuttosto che alle tue ricerche, perché comunque sono delle ricerche vere e proprie. E quindi la mia domanda è: dalle ricerche che tu hai fatto, questo libro è utile perché? Allora, prima di tutto ringrazio l'amministrazione comunale per aver messo a disposizione questo bellissimo castello, e Riccardo Cristiano che mi ha fortemente voluta qui. Grazie, innanzitutto parto così, e grazie anche a tutti i presenti per onorarmi della vostra compagnia questa sera. Il libro nasce per caso, se vogliamo, cioè nel senso, io ho scritto vari articoli nel tempo, mi occupo da tantissimi anni di turismo e marketing territoriale, e poi quella volta ho messo nel cassetto degli scritti. Una volta era una riflessione sul ruolo dei borghi, una volta era il turismo floreale perché magari mi attirava questo tipo di argomento, andavo a ricercare determinate cose, cioè per esempio quello sui borghi e la sharing economy è un sunto di una pubblicazione internazionale che ho fatto. Diciamo che nel tempo mi sono interessata a questi temi e li ho messi in un cassetto. Una volta che ne avevo un bel numero, ho detto: ah, perché no? Cioè, in realtà l'idea è stata di mia mamma. Ecco, sempre... l'idea è stata sua, perché avevo questo faldone di articoli, comunque di scritti, di brevi ricerche, di riflessioni, e quindi mi ha detto: ma perché non lo presenti un editore? Magari può essere una guida per un amministratore locale, per qualcuno che ha un'associazione, per un operatore turistico, perché tu l'hai letto, Cristiano, e sai che ci sono anche Riccardo, scusami. Tranquilla. Lo chiamo Cristiano. Anche io. Un giorno mi ha chiesto poi per favore di chiamare Riccardo. Ovviamente. Non sei l'unico. L'hai letto, Riccardo, e ti sei reso conto che ci sono anche dei consigli per gli albergatori, per gli operatori turistici. Quindi l'idea è nata così, dare una piccola guida per chi magari pensa che il turismo sia una cosa semplice, una cosa facile da gestire. In realtà non è così. Se esistono le facoltà di scienze del turismo, se si studia turismo alle scuole superiori, se ci sono le scuole di specializzazione, e se ci sono dei luoghi che vanno meglio rispetto alla Calabria, ci dobbiamo porre delle domande, dire: ma cosa ci manca? Cosa possiamo fare? E quindi poi l'ho presentato,
ed è stato accettato da un editore che già ha una collana dedicata al turismo, quindi comunque ho giocato in casa, si può dire, perché effettivamente ci sono altri testi scritti da docenti universitari, giornalisti, che parlano i miei stessi temi, quindi è entrato in un catalogo proprio specifico. Io mi sono sempre augurata che venisse letto da chi ne aveva necessità, perché è facile parlare di turismo, di programmazione, c'è un capitolo sulla programmazione, quello è stato uno sfogo, perché come ben sa il sindaco, fare la programmazione estiva non è uno scherzo, bisogna comunque... Croce e delizio. Croce e delizio, esattamente, si intitola proprio così. E io all'epoca, comunque con la mia associazione, aiutavamo l'amministrazione a stilare il calendario, e mentre io mi affannavo per dire ma utilizziamo un criterio, cioè non è che mettiamo cose messe, no, si cercava di fare tutto quello che c'era possibile inserire nella programmazione, no vabbè il saggio, questo, quello, sì, ma un minimo di criterio lo vogliamo avere. E quindi alcuni capitoli nascono proprio come uno sfogo. Poi prendo un po' il discorso degli assessori al turismo, che purtroppo non me ne vogliate, ma spesso non c'è la cognizione di quello che è il settore turistico, quindi noi dobbiamo andare anche a ragionarci, non è che nessuno nasce imparato, questo è una cosa che diciamo sempre, però almeno informiamoci, vediamo come possiamo migliorare. Quindi sono dei consigli che si danno da chi comunque il turismo l'ha vissuto, l'ha studiato. E come hai ben detto tu, comunque sono delle piccole ricerche, c'è una bibliografia, ci sono dei testi ai quali si può attingere per approfondire questi argomenti, perché il turismo non è uno scherzo. Noi prima parlava il sindaco e ha detto una cosa bellissima, il fatto che i turisti cinesi hanno apprezzato questa cosa, perché? Perché tu hai lavorato sull'accoglienza. Perché mettere una guida in lingua cinese significa accogliere il turista cinese, perché poi col passaparola, che è la base del marketing, ah ma lo sai che in quel paesino lì c'è la possibilità di conoscere la storia attraverso il QR code con la guida per noi? Quella è la base dell'accoglienza. Se noi mettiamo solo le guide in inglese, oddio, per carità, c'è chi manco la fa la guida in inglese, no? Però se noi non mettiamo i nuovi mercati, il mercato cinese, il mercato arabo, io parlo anche di turismo halal all'interno del libro, noi non siamo inclusivi, noi dobbiamo essere inclusivi, dobbiamo pensare a questi mercati. E poi avete fatto una cosa bellissima inserendo anche la lingua cinese, poi vorrò sapere quali sono le altre lingue. È stata una battaglia farli inserire, perché non volevano, questa è una battaglia proprio mia, perché ho detto prima l'Oriente perché ci pensavo in più. Comunque è accoglienza, quella è una cosa che avete fatto bene, perché significa che siete aperti a nuovi mercati, non vi fermate all'essenziale, che è l'inglese, a volte il tedesco, andate oltre, e questo significa essere lungimiranti, perché poi col discorso del passaparola potreste poi portare turisti cinesi all'interno del vostro territorio. Ti ho risposto? Assolutamente. Sono andata sì. Oltre? No, sei stata precisa. Tanto più che tra l'altro hai detto una cosa molto interessante, che è proprio il fatto dell'accoglienza, cioè il fatto che comunque un comune, o in questo caso un borgo, tenda a comprendere quelli che sono non solo i bisogni del borgo stesso, ma se vuoi fare turismo devi per forza rivolgerti all'esterno e devi capire come dialogare con l'esterno. Il spesso e volentieri invece nella programmazione che tu dicevi si cerca solo di puntare ed esclusivamente su quello che è l'interesse magari del comune, quando in realtà bisognerebbe un attimo far capire che questo comune esiste, altrimenti se il comune non viene portato all'esterno, non viene menzionato, cioè io Cleto sì, lo conosco perché l'ho conosciuto, ovviamente per degli eventi come pensiamo al Cleto Festival, ma perché magari è comparso sul quotidiano, magari quando si è parlato di un turismo anche esperienziale, però se non si parla nello specifico di quello che è il borgo di Cleto, lo saprà soltanto forse il cletese, nemmeno, perché capita spesso e volentieri che nemmeno il cletese conosca la storia di Cleto. Io posso dire una cosa? Prego. Io ho conosciuto Cleto grazie a Franco Roppo Valente, perché lui ha scritto tantissimo, noi collaboriamo a un progetto comune
comune Scopri la Calabria, ma anche altrove lui ha parlato tanto di Cleto, quindi io conoscevo il discorso dei due castelli, le tradizioni enogastronomiche, grazie a lui che con amore e passione ha parlato del territorio e lo ha veicolato all'esterno. Io sono a due passi, vivo a San Lucido, però non avrei conosciuto se non ci fosse stato qualcuno che tramite comunque i social, i blog, il web, veicolava queste informazioni. Quindi è importante anche avere chi veicola e cosa veicola, perché io al momento, ancora prima di venire, avevo un'immagine positiva del borgo perché c'era qualcuno che l'aveva narrato positivamente. Esatto. E poi, le ripeto, anche un turismo che comunque racconti la storia del luogo, perché uno non può andare in un posto solo per, che ne so, girare e mangiare. Ok, ci sta, perché il turismo enogastronomico ci sta. Io penso anche a un turismo che ricostruisca quella che è la storia del luogo, la possa divulgare e formare alle volte anche persone del luogo a descrivere il proprio posto, che non lo conosce. Spesso e volentieri succede questo, che la persona del luogo, e non solo Cleto, se vuoi una... Vai. Quello che dice Deborah è giustissimo, perché noi abbiamo cercato di portare questa identità, perché ovviamente chi è veicola questa in canali, ognuno personalmente ha, ovviamente l'ha fatto Franco, l'hanno fatto chi effettivamente del territorio l'ha studiato, ci tiene e fa una certa forma di attività, ovviamente. Però per quanto riguarda quando Riccardo dice che la gente del posto non sa effettivamente a volte alcune cose, è vero, perché quando noi siamo iniziati a formalizzare quello che noi abbiamo, cioè il comune dei due castelli, cioè formalizzarlo con la cartellonistica, con i messaggi, nel menzionarlo sugli articoli, nel cominciare a parlare del comune dei due castelli, anche chi del luogo, tu sei salita dalla porta del carro, per chiamata, no, sotto, cioè quando abbiamo cominciato a parlare del comune dei due castelli, all'inizio, no, noi siamo Saputo, dicevano qua. Ho detto, guardate che siamo l'unico comune in Calabria ad avere due castelli. A distanza di 2-3 mesi, quando la gente veniva, cominciava a spiegare, noi siamo l'unico comune. Si vantava. Sì, perché poi subentra quella cosa per dire, l'abbiamo o non lo sapevo, adesso lo comincio a raccontare. Sì, subentra la consapevolezza. È la consapevolezza. E quindi poi, effettivamente, quello che dice Riccardo è più che giusto, perché se mai inizi a cominciare a veicolare, cominci a menzionare come effettivamente l'identità che ogni posto rappresenta, poi viene difficile. Quindi, anche se io ho un concetto del turismo, dove lo guardo da due parti, da una parte è complesso, è difficilissimo, perché chi ha studiato sa ovviamente come raccontarti, come poterti indirizzare, dall'altra parte io da amministratore lo devo guardare anche in maniera un po' più facile, perché altrimenti diventa veramente una montagna scalare impossibile. Quindi ci affidiamo ovviamente a chi studia, a chi è del ramo. Io questa sera proprio sono contento, quindi sto ascoltando e ascolterò. No, ma invece è bello il dialogo, cioè, perché poi magari tu vedi l'esperienza da una parte, io la vedo addirittura da una persona che si è trasferita a Cleto e ha imparato la storia di Cleto e ancora la sta imparando, perché c'è tanto da scoprire, e poi cerco di portarla all'esterno, perché chi mi viene a trovare era questa, diciamo, l'idea, voglio raccontare del posto in cui vivo, perché... tutti dicono, boh, vivi a Cleto, ah sì, Cleto, so che c'è un castello, no, ce ne sono due, ma a parte il castello, poi c'è la storia dietro, c'è quello da raccontare, da far innamorare le persone del borgo in cui tu vivi, e poi c'è dall'altra parte il professionista che invece l'ha studiato e ti dà delle dritte su come applicare, diciamo, delle regole, perché tu lo spiegavi poco fa, se non c'è una programmazione, come in tutte le cose, ognuno pensa di riuscire, in realtà non riesce, ci perdi economicamente, ci perdi le persone che magari sono venute e se ne scappano, perché poi non trovano nulla e se ne scappano, e quindi questo secondo me è il fulcro, cioè visioni turistiche, ha senso anche come titolo, perché tu devi avere una visione, cioè se tu non hai una visione di come vuoi realizzare la cosa, è come la programmazione di un'azienda, se tu prima di tutto non programmi come fare turismo in quel determinato contesto, non penso che sarà un turismo fatto bene, invece se vuoi far ritornare bisogna per forza programmare. Ed è passo a una seconda domanda che secondo me è importante, destagionalizzare. Cioè, il fatto che comunque il turismo venga fatto soltanto magari d'estate o d'inverno nei posti, per esempio, non so, montani, piuttosto che Cleto, che poi può essere visitato tutto l'anno, quanto può effettivamente un'amministrazione comunale o delle associazioni destagionalizzare il turismo in quel determinato ambito e come farlo? Allora, conoscendo quali sono le risorse
perché se noi sappiamo che qui possiamo fare anche un turismo culturale, indirizziamo magari a fare delle rassegne culturali, portandoci comunque verso l'esterno, quindi facciamo in modo che la gente trova un modo di venire. Questo non è che può farlo da solo l'amministratore locale, deve farlo con la rete, la famigerata rete, che deve, non deve essere solo una parola, ma deve essere effettivamente un modus operandi. Cosa ci inventiamo? Cosa facciamo? Ora si parla di programmazioni natalizie, no? Quindi cosa facciamo per Natale? Come faccio a far venire il turista, ma che può essere il turista che non c'è mai stato, come può essere il cosentino che decide di venire a fare il weekend qui, o la persona di Lamezia che magari decide di passare due giorni, un giorno a Cleto o in un altro paesino nei dintorni. Bisogna conoscere le risorse, dire cosa ci possiamo inventare in autunno qui. Cosa possiamo fare? Una rassegna di cinema all'interno del borgo? C'è qualcuno che si interessa di cinema qui? Bello, sarebbe bello fare all'aperto qui una cosa. Ora mi è venuta così, certo. Giusto un'idea così. Però hai parlato prima di matrimoni che si fanno qui. Sì. Io nel libro parlo di wedding tourism, per esempio. Cioè l'organizzazione di matrimoni di stranieri all'interno di luoghi come questo. Se voi già avete l'autorizzazione per celebrare matrimoni qui, questo ve lo diceva anche Riccardo prima, perché non affidarsi a qualche wedding planner che anche che si, allora voi considerate che ci sono delle tipologie di turismo che adesso si stanno avviando, che esistono dalla notte dei tempi, ma adesso li stanno cominciando a studiare. Il wedding tourism è legato anche al turismo delle radici. Quante persone nate a Cleto o che hanno i genitori che sono nati a Cleto, i nonni, che vivono dall'altra parte del mondo? In Canada, perché la faccio preso il Canada si ottavo. Noi per esempio a Saluggia abbiamo tanti che stanno in Brasile e in Argentina. Voi avete avuto un esodo verso il Canada. Quante persone vogliono tornare a visitare la casa dei nonni, oppure vogliono andare al cimitero a rendere omaggio, e si fanno la traversata oceanica per venire qui? Quello è una tipologia di turismo che si può comunque sviluppare. Andiamo a cercare queste persone, diamogli un supporto. Come amministrazione che cosa si può fare? Dare un supporto alla ricerca dei documenti, certificati di nascita, certificati di morte, ma tutte cose che magari in un turismo classico non esistono. In realtà questo non è nemmeno considerato turismo, però effettivamente c'è un viaggio, un andato e un ritorno, c'è la necessità di trovare un alloggio, questi che vengono hanno bisogno di un ristorante, hanno bisogno di servizi, quindi stiamo parlando di turisti che vengono per una motivazione diversa rispetto alla solita del relax, della ricerca della natura. Loro vanno alla ricerca delle radici familiari. Questo è un aspetto che un piccolo borgo come Cleto non può sottovalutare. Già lui appena ha nominato discendenti, Canada. Allora perché non partecipare, non trovare una soluzione per partecipare a queste fiere del turismo in Canada, nel quale fate vedere le casette del centro storico? Se c'è la possibilità comunque di creare un albergo diffuso, io ho visto che è un centro storico meraviglioso, ci sono delle cose che si possono realizzare. All'inizio sono delle idee, devi trovare qualcuno che ti aiuti. Io mi rivolgo al sindaco perché lo vedo molto preso. Molto preso, però mi rivolgo a tutti voi. Il fatto è che noi dobbiamo pensare a quali sono le risorse. Anche le persone che vivono dall'altra parte del mondo, ma che avevano i parenti qui, possono essere delle risorse. E hanno una capacità di spesa di gran lunga superiore, anche perché una volta che vengono, mica stanno due giorni, stanno almeno 15. Quindi rendetevi conto poi effettivamente quanto indotto può portare questo tipo di turismo internazionale. Assolutamente. Di persone che vogliono venire proprio a Cleto, non è che vengono di passaggio, vogliono venire proprio qui, perché qui devono vedere la casa dei bisnonni, qui devono andare a visitare la chiesa dove si è sposata la nonna. Quindi sono dei tipi di turisti che secondo me andrebbero un po' andati a pescare, stimolarli e magari inventare qualcosa per farli tornare, se no ogni anno, almeno ogni due.
No, effettivamente la riflessione è molto interessante. Io non ci avevo pensato a questo tipo di turismo, non lo conoscevo se non attraverso, ripeto, le tue ricerche, perché ecco perché dico è importante alle volte fare un turismo culturale e quindi leggere, perché si ha una visione diversa di quello che è la nostra visione. Non abbiamo la possibilità di confrontarci se non ci si siede magari a un tavolo davanti a una platea. Arrivano delle idee che possono essere mai utilizzate. Devo collegarlo un attimo, che mi ero persa col turismo il wedding tourism, sì, che potete fare qui. Molti vogliono sposarsi, magari sposi che vengono dall'Inghilterra, dal Canada, dal Brasile, Argentina, vogliono sposarsi nella stessa chiesa dove si è sposata la nonna, e quindi si vengono a sposarsi in Italia. Sì. E poi magari qui si può fare il ricevimento. Quindi se vogliono tornare a Cleto col discorso delle radici, si può sviluppare il wedding tourism, perché poi magari il marito o la moglie non ha origini qui, però si portano tutte le persone qui, e quindi un matrimonio non è come quelli calabresi con 200 persone, però ti arrivano 50 persone tutta una volta, tu il paesino lo riempi, no? E poi comunque pensare anche che spesso e volentieri si sente di personaggi famosi che si sposano nel castello in, non lo so, Norvegia, piuttosto che poi magari noi abbiamo il castello, ne abbiamo due anzi, qua in zona. Effettivamente fa piacere sapere che questo tipo di turismo può essere intercettato e quindi fatto conoscere. Ma io penso anche a un altro aspetto, che è quello del turismo green, visto che l'amministrazione comunale sicuramente, ma anche diciamo noi ormai ci stiamo volgendo verso un turismo che sia più sostenibile, accessibile sotto il punto di vista anche delle risorse, perché comunque le risorse tendono purtroppo a diminuire, quindi dobbiamo anche imparare a fare un turismo green. E nel libro Visioni turistiche di Deborah Calomino si parla proprio di questo, di turismo green. Cosa possiamo fare soprattutto per avere un turismo che sia veramente sostenibile, green, e tu come lo racconti insomma in questo libro? Allora, qua sicuramente di overtourism non ce n'è, quindi comunque sono dei paesini in cui il turismo comunque è un'attività marginale, però l'attenzione alla sostenibilità ambientale, all'energia rinnovabile, al riutilizzo dell'esistente è importante. Io parlo di turismo green che rispetta la natura e si riferisce non solo al turismo naturalistico, ma proprio al fatto di rispettare tutto quello che è l'ambiente naturale. È un discorso importante che si può fare in un piccolo borgo, è il riutilizzo delle risorse esistenti. Quindi mi viene da pensare le casettine che avete nel centro storico, le casettine comunque non utilizzate, da poter utilizzare a fini turistici. Non è che andate a costruire un resort qui. Se dovete fare ricettività, vi basate su quello che già avete come strutture. Quindi esistono anche dei finanziamenti ad hoc per cose del genere. Quindi anche quello è una forma di turismo green. Quindi non andare a intaccare la bellezza del borgo, non andare a intaccare tutto questo, ma senza andare a costruire cattedrali nel deserto. Quindi anche in questo senso parlo di turismo green io nel libro. Anche perché a livello proprio di edificabilità, io ricordavo che anche di recente si cercava di recuperare, perché anche spendere diciamo cemento nuovo, anche se ci sono materiali costruttivi sicuramente più innovativi, a livello almeno di quanto riguarda, per quanto riguarda il nostro borgo, sarebbe anche un colpo d'occhio vedere diciamo strutture nuove, invece recuperarle nell'ottica di utilizzare non so anche la stessa roccia che è stata utilizzata per la costruzione, piuttosto che anche dei disegni. Io penso ad esempio a Portaforgia, perché poi comunque mi viene in mente quell'esempio, che è nella parte del borgo di Cleto, dove là comunque si è cercato di riutilizzare sia la roccia, ma poi essendo chiamata Portaforgia è stato messo comunque una piccola effigie del forgiaro che era il fabbro, però per ricordare un po' anche il vecchio lavoro. Quindi penso che comunque questo tipo di utilizzo, ecco, riutilizzo sia sicuramente utile. Ma invece per quanto riguarda sempre la green economy, io mi ponevo anche una domanda. Un borgo come Cleto, anche a livello di mobilità,
perché alle volte spostarsi in un borgo può risultare difficile. Le salite sono piccole, quindi bisogna magari pensare alla bicicletta o pensare addirittura dei mezzi elettrici, perché è difficile, insomma, potersi muovere. Hai pensato mai che anche la questione dei collegamenti, cioè, perché per esempio io l'altro giorno sono andato a parlare per l'aeroporto, insomma, per i collegamenti. Alle volte purtroppo il turismo subisce l'onta, insomma, del non essere collegati con il resto del mondo. Penso per esempio a Ryanair, che fa dei voli da qua magari a Bergamo o in altri posti, però magari noi come Calabria e quindi alcuni comuni sono purtroppo tagliati fuori in quanto non abbiamo proprio i collegamenti. Allora, noi rispetto a tanti altri posti siamo comunque, avendo l'aeroporto di Lamezia Terme, siamo sicuramente anche qui a due passi, siamo sicuramente più collegati rispetto ad altri. Io ti rispondo, Riccardo, dicendoti che molte persone, se hanno una motivazione forte per raggiungere un luogo, vanno dall'altra parte del mondo e attraversano la giungla. Quindi, se noi riusciamo a trovare una forte motivazione che porti la gente a Cleto, stai certo che se la fanno a piedi la salita. Perché tutto quello che è importante, la motivazione, è vero, va migliorato, vanno migliorate tante cose, ma non solo qui, in tutta la Calabria, no? Parliamo della Salerno-Reggio Calabria, parliamo di tutti i collegamenti, le ferrovie che arrivano in certi punti, stazioni chiuse, potremmo parlarne fino all'infinito di questi problemi. Però noi cosa dobbiamo trovare? Quella motivazione che spinge il turista a voler venire qui. Sì. Una volta che noi abbiamo un flusso ben definito di persone che desiderano venire, poi il servizio lo dobbiamo creare. Poi l'amministratore deve ingegnarsi insieme agli imprenditori locali e dire: ma visto che abbiamo questi gruppi in questi periodi, perché non investire, fare una richiesta di finanziamento per un mezzo elettrico che parte da Campora e porta le persone fin su? Quindi, se adesso non c'è niente, è chiaro che nessuno si mette in testa di fare un investimento del genere. Dici, per tenerlo fermo nel cortile del comune, non mi serve. Però se andiamo a ragionare con lungimiranza su una tipologia di turismo che ci può portare prenotazioni, richieste, è chiaro che poi noi ragioniamo anche sul ripopolamento di Cleto, poi, no? Quanti abitanti fa oggi Cleto? 1.300, diciamo. Quante persone stanno fuori? Parecchie. Di questi 1.281 penso che forse la metà sono... No, vivono qui. Parecchie, nel senso che di questo numero che ti ho dato, parecchie sono fuori, ma a livello familiare. I residenti sono effettivi più o meno. Ok. Però vivete uno spopolamento, penso che non tutte le case siano piene di gente. Assolutamente, nei due borghi siamo almeno Cleto è abitato al 10%, 15% del E quello è un problema, perché? Perché poi i servizi mancano anche per i residenti. Io non so se c'è l'ufficio postale, sì. Se ci sono... Alcuni borghi nemmeno quello hanno, devono spostarsi in altri posti. Noi per esempio non abbiamo manco la banca più. E noi siamo 6.000 abitanti, non abbiamo nemmeno più la banca nel nostro comune. Io faccio una riflessione su questo. Aspetta che ti passo. No. Grazie, l'ho già detto altre volte. È anche vero che i borghi, cioè assolutamente vero che i borghi, cioè i piccoli comuni, hanno difficoltà nell'avere servizi, nell'avere anche la forza economica per ripartire, perché tu quando parli di finanziamento è giustissimo, però poi dobbiamo vedere l'altra parte della medaglia, no? Quanto la politica, sto parlando del ministero di competenza eccetera eccetera, fa delle politiche a sostegno di queste idee, e a volte i titoloni sono tanti, però poi la sostanza è sempre poca. Quindi quando parliamo di finanziamenti nei comuni dei borghi sono veramente pochi, ma questo lo sto riscontrando io come amministrazione, ma penso tutta l'amministrazione d'Italia. Perché io faccio un piccolo esempio, che c'è stato il PNRR Borghi 2021, che è uscito 4 mesi fa, 5 mesi fa, rappresentato, presentato come
insomma, come dire, il salvagente dei borghi, perché c'erano tantissimi fondi, PNRR, però andiamo a vedere poi nello specifico, in Calabria sono stati destinati sotto i 18 milioni di euro. Cioè si intende che di tutti i progetti presentati sono stati finanziati, per dire, nella provincia di Cosenza solo due. Quindi poi in realtà gli amministratori locali, ma come le realtà che vogliono investire, perdono, si scoraggiano, perché effettivamente chi dovrebbe direzionare alcune risorse a tutela di questi posti lo fa con i titoli, proprio con la sostanza sono sempre di meno. Un'altra problematica che riusciamo a discutere è proprio la reperibilità dei proprietari di questi borghi. Noi quest'anno, penso da gennaio e febbraio, degli appartamenti, delle case. Sì. E con la questione tasse come fate? È quello, perché non pagano nemmeno le tasse, infatti, no. Cioè, è possibile che non c'è tasso? Allora, noi praticamente, sì, questa è la problematica non solo di Creto, ma di tutti i borghi abbandonati, proprio perché in ogni vano, in ogni casa, risultano 5-6 proprietari, che ognuno si lava le mani, insomma, scaricando al fratello, al nipote. Infatti noi a gennaio e febbraio partiremo con un censimento, proprio per riuscire almeno a individuare, avere una cosa certa, un punto di partenza, per poi sviluppare una serie di cose, tra cui il pagamento dei tributi, ma soprattutto anche per eventuali progettazioni, insomma, eccetera, eccetera, perché ci sono tantissime case che non si riconosce più, non si rintraccia più il proprietario o l'erede dell'erede. Quindi la difficoltà dei sindaci in questo caso è proprio questa, cioè proprio come partire. E poi le componenti sono tantissime. Sulla questione della navetta ti rispondo, è una nostra idea di mettere, perché è di priorità assoluta riuscire a collegare i borghi al mare, almeno d'estate. Ovviamente poi ti riscontri con una realtà economica degli enti che viene difficile, anche perché quando si parla del finanziamento per prendere una navetta ecologica, eccetera, eccetera, se la programmo io magari il prossimo sindaco l'avrà, quindi capisci pure che diventa difficile concretizzare le idee. Sulla navetta, per dirti, noi quest'anno già avevamo alcune idee, l'abbiamo dovuto abbandonare per questione economica, però il prossimo anno la riprenderemo, ed è proprio la nostra intenzione creare questo servizio, perché poi il servizio è anche sinonimo di accoglienza, come dicevi tu prima. Se riusciamo a dare un servizio che la gente che viene al borgo a dormire tranquilla, perché è quello che vuole, stare tranquilla la sera, però riusciamo anche a fargli capire che li spostiamo facilmente sulla costa, è un'altra cosa, un'altra componente che poi va ad aiutare insieme al pubblico digitale, insieme ad altre situazioni che magari riusciamo a contestualizzare però meglio. Lì può venire in aiuto il privato, no? Qualche ed azienda. È quello, sì, stiamo trattando, perché ovviamente anche pagando un piccolo è un processo, tu sai meglio di me che sono processi, sì, sono percorsi che inizi però e non sai quando è partire, assolutamente, no? avere l'intenzione di farlo. Questo per dirti che condivido quello che hai detto, assolutamente. Ok. Aspetta, no, ma bisogna discutere. Allora, io penso che, vedi, presentare un libro come il tuo qua è utile, cioè alla fine del tuo libro penso che sia un vademecum, una guida, anzi io l'ho definito una mappa, perché la mia domanda successiva è proprio questa, io la vedo come una mappa concettuale, dove tu comunque hai delle idee di come dovrebbe essere il turismo e spesso e volentieri ci si trova a improvvisarsi. Albergatori, non lo so, persone che comunque di turismo non ne capiscono nulla, non si rivolgono per niente ai professionisti e pretendono magari di avere dei risultati. E i risultati poi non arrivano e dicono: vabbè, ok, allora il borgo ci mette una croce sopra su questa cosa. Invece no, cioè, bisogna affidarsi dei professionisti, bisogna avere una progettualità come tu dicevi prima, e bisogna soprattutto avere una contezza di quello che è il borgo stesso. Perché un'altra domanda che io ti volevo fare era proprio su la comunità ospitale al centro. Perché quello è un altro capitolo secondo me molto importante. La comunità deve essere resa partecipe. Comunque parlane tu, che sei quella che ha scritto il libro e quindi ci interessa molto di più. Allora, il capitolo sulla comunità ospitale è nato anch'esso da una profonda riflessione. Spesso il turismo è una delega Cenerentola, viene considerato solo una cosa estiva, ci svegliamo a giugno per la programmazione, abbiamo un sacco di problemi, tra cui anche la depurazione, ma parlavano di depurazione prima di iniziare, per chi ha alla costa, e a settembre ci dimentichiamo, non ci interessa più nulla. Il discorso è poi che, facendo turismo in questa maniera, viene visto come un problema per il residente. Dice: ah, vengono gli invasori, mamma mia, l'agosto non possiamo fare, non puoi fare niente, cioè soprattutto nelle aree costiere.
il turismo viene visto come una cosa terribile. Perché? Perché la gente non viene coinvolta, perché la gente pensa che siano soltanto persone di passaggio, però vai a ricordare, no? Ognuno di noi ha avuto, ha creato rapporti di amicizia con dei turisti, si è creato un legame. Se questo legame lo creassero tutti, alla fine il turista non si sente più un invasore, una persona estranea, e il residente, avendo creato questo legame, non lo vede più come un corpo estraneo. Quindi la comunità ospitale, soprattutto in un borgo, cosa ci dice? Che se noi siamo ospitali e siamo accoglienti, il turista avrà più voglia di tornare e io residente avrò pure più voglia di avere questa gente tra i piedi, tra virgolette, no? Perché mi rendo conto che oltre a ricchezza mi portano anche uno scambio a livello culturale, c'è uno scambio a livello di idee. Avere il mondo in casa propria non è una cosa da tutti, no? Il fatto di poter interloquire con i turisti cinesi e scoprire magari le loro preferenze, magari poi avete avuto modo di comunicare in inglese, per esempio. Alla fine noi dobbiamo intendere il turismo come uno scambio è una voglia di crescere da entrambe le parti. Finché lo consideriamo un qualcosa, vabbè, la stagione estiva, mo finisce, finalmente se ne vanno, 31 agosto chiudo le serrande del paese, non cresciamo, è inutile. E questo è un problema che la Calabria ha proprio atavico. Il 31 di agosto i lidi sono tutti chiusi. Sono stata a Rimini settimana scorsa, 15 di ottobre, i lidi aperti. Voglio dire, che mare ha Rimini? Però ai servizi. Quindi nel sud, non solo ovviamente la Calabria, ma nel sud abbiamo questo problema del chiudiamo, abbiamo fatto cassa, basta. Invece se noi lo intendiamo come un qualcosa di positivo per il territorio, qualcosa che ci può portare a crescere, non solo dal punto di vista economico, ed è sacrosanto che cresciamo dal punto di vista economico, ma dal punto di vista sociale e culturale sicuramente non lo vediamo più né come una cosa così tanto per divertente, né tantomeno come un problema che si deve risolvere entro il 31 agosto. Però poi ci lamentiamo, però vedi là ancora ci vanno i turisti e là si sono inventati la sagra e lì si sono inventati il festival e lì fanno questo. Ci piace guardare, criticare, però prendere spunto delle cose positive mai. È purtroppo vero, infatti quando tu dicevi ci dobbiamo inventare qualcosa qua per Natale, io penso che mi hanno detto ma sai, c'è a Cosenza fanno la festa della cioccolata oppure fanno l'Oktoberfest, cioè se ne inventano tante, e poi però qua mai a Cleto dici tu sai, ma è possibile a Cleto facciamo una cosa del genere, perché no? Io penso sempre perché no, tutto è possibile. Anche il Cleto Festival vostro, no? Sì. Comunque è una cosa che l'ha fatto conoscere anche a livello internazionale. È storicizzato, sì, ormai è una manifestazione storicizzata, quindi comunque si è conosciuto. C'è stato il coraggio di investire in questo senso, di dire noi possiamo fare questo tipo di attività. E vi ha dato ragione nel tempo, però la prima edizione magari era una cosa inter vos, poi man mano, perché avete avuto coraggio di credere in un progetto, di credere nella cultura del territorio, nella valorizzazione del castello, del centro storico, degli artisti. Quindi vedete che voi già partite da una bella base solida, non è che siete crudi, assolutamente no, anzi, già vedo questo castello curatissimo, meraviglioso, davvero è proprio un teatro all'aperto, una cosa che secondo me voi avete già delle risorse incantevoli. Dovete forse trovare qualche altro canale per lavorare tutto l'anno. Quello è l'unico consiglio che vi posso dare. Ed è già un ottimo consiglio, perché poi ti abbiamo portato qua per farci fare marketing questa sera. In realtà per darci dei consigli gratis, assolutamente gratis, per farci fare insomma un po' di escalation da questo punto di vista. No vabbè, ma io adesso, dopo aver fatto questo bellissimo discorso, a invitare le persone che lo vogliono, insomma, ad acquistare il tuo libro che è lì in fondo, perché lo potete regalare
Io lo regalerei a questo punto anche a un ristoratore, a un albergo, a una persona che vuole, decide di voler capire com'è fatto, come dovrebbe essere fatto il turismo in Calabria. Quindi per me potrebbe essere un bellissimo regalo da fare a una persona. Dice, guarda, forse tu il turismo ancora non hai capito come funziona. Anche un'amministrazione comunale, regalatelo ai comuni. Ecco, regaliamo perché secondo me è importante. Io vorrei concluderla qui perché voglio lasciare innanzitutto la possibilità di leggerlo e quindi scoprire quello che è Visioni turistiche del Borgo Calomino, ma lasciare anche la possibilità alle persone che sono qui presenti di fare delle domande. C'era qualcuno nel pubblico che prima voleva fare delle domande? Gina, che viene da San Lucido, ha visto crescere Deborah, giusto? Sagra del vino, e qua che fanno? Ecco, sarebbe bello fare una sagra del vino qui. Però qui abbiamo anche l'olio molto tanto olio, buono, tanto olio. Olio e miele. Quindi le vostre risorse sono l'olio e il miele. Perché non creare un evento gastronomico dedicato a questo? E avete E il mai pane, pensato, scusa, e il c'è la pane, cialetta. e avete mai pensato di istituire una deco all'interno del comune? Posso no. Il dialogo continua. No, continuo assolutamente a piacere, anzi ti faccio l'invito, lo faccio stasera, perché, no, anche perché è importante poi potersi confrontare e vorrei organizzare poi, eventualmente, se tu me lo concederai, un incontro proprio con i ristoratori del posto, con chi ha questa attività, proprio per aiutarli ad incentivare, soprattutto a fargli capire quanto è importante la presentazione, quanto è importante partecipare alle fiere, quanto è importante pubblicizzare il proprio prodotto, perché anche su questo bisogna lavorare. Riprendendo quello che dice quindi sei invitato, faremo qualcosa sicuramente quando tu sarai più disponibile, anche primavera, sarebbe, cominceremo la prossima Sempre qui stagione. nel castello. Anche. Però prettamente con chi ha questa attività che secondo me potremmo aprirgli anche tu soprattutto, insomma, alcune visioni più approfondite, assolutamente. Per quanto riguarda il vino, signor Nonno, ce n'era tanto prima, perché c'era un'azienda che ne produceva, però poi la saga del vino non è mai Sono stata prima di fatta. tutto, Sì. ovviamente, Però noi abbiamo una realtà molto. Una bella con la degustazione, qualcosa, una bella Sì, cosa. guardate, noi su questo ancora, essendo da pochi insediati, non ci abbiamo lavorato totalmente, però non vi nascondo che proprio domenica scorsa abbiamo iniziato un percorso, abbiamo fatto la prima edizione di Agricleto, una fiera prettamente agricola. Devo dire che, ho più precisare che la nostra, questa è una fiera centenaria, che negli anni aveva perso. No, aveva preso più identità, non avendo un'identità precisa. Era stata solo proposta nel 2006, 2008, 2009 con un marchio prettamente agricolo. Noi abbiamo voluto aggiungere, oltre a riprendere quel marchio agricolo, perché Cleto si presta tantissimo, anche sulla valorizzazione dei prodotti locali. Quindi abbiamo allestito proprio diversi stand, quasi 20-25, richiamando soprattutto i produttori locali. Hanno avuto modo di farsi conoscere. È venuta anche gente di San Lucio, è venuta anche gente della costa, insomma, da Longobardi, da Fiumefreddo, sono venuti, ovviamente essendo la prima edizione, come dire, partire è importante, poi proseguire ancora di più. Quindi abbiamo dato possibilità alle aziende di far conoscere i propri prodotti, avendo un territorio prevalentemente olivicolo. Abbiamo quasi 220.000 piante d'olivo, abbiamo 10 frantoi, quindi capite bene che il prodotto prevalente è l'olio. È Vedi che avete abbiamo avuto questa tanto. grande risorsa Sì. E oltre a questo abbiamo la più grande azienda di miele Infatti io in conosco Calabria Cleto del proprio Meridione. perché c'è uno che insomma vende prodotti per le api, Sì, quindi sì, sì. vende insomma Sarà stato, sì. cavallini, Non facciamo vende. pubblicità, però sappiamo di chi stiamo parlando. E ci sono anche diverse aziende di miele satellite, diciamo, che sono nate dopo questa azienda Quindi abbastanza quante belle importante. risorse che ci Ne sono in abbiamo, queste e parole. per risponderti a quello che tu mi hai chiesto, ovviamente noi con questa fiera abbiamo voluto dare un input, un inizio a un percorso che andrà a svilupparsi negli anni, e il marchio Deco sarà oggetto di discussione nei prossimi mesi, perché l'avevo già detto che purtroppo il primo mese abbiamo, ci siamo concentrati su altro, soprattutto sui castelli, eccetera. Però il marchio Deco potrebbe essere già una prima presentazione, cioè per come entrare nel mercato con una certa identità.
non è una soluzione, però potrebbe essere un primo passo. Però alla fine è uno strumento di marketing territoriale, tu comunque con la denominazione comunale... Sì, comincia a dare un'identità sul mercato, è importante. L'ha fatto Longobardi con la Violetta di Longobardi, mi sono confrontato con il sindaco, mi ha dato dei suggerimenti e stanno cominciando a muovere i primi passi. È comunque importante, quindi noi ci punteremo. Se volete fatemi sapere che io ho i contatti anche con chi si occupa comunque a livello nazionale dell'EDECO, quindi... Vabbè. Tu ti stai rovinando stasera, io te lo voglio dire. Come? Ti stai rovinando stasera. No, è un piacere per me. Affari tuoi. No, tranquillo. Tanto io chiamo sempre Riccardo prima. Dico Riccardo. No, io non c'è problema. Io vi faccio le interviste, se volete posso stare da mediatore. Sì, adesso sei preoccupato. Dice, oddio, ora mi chiamano per mediare queste cose. Figurati, assolutamente. Comunque, se ci sono effettivamente domande, curiosità riguardo il libro, riguardo comunque gli argomenti, sono tanti, ne abbiamo parlato di pochi argomenti, però ce ne sono davvero tanti nel libro e mi farebbe piacere, insomma, se lo leggeste, perché... Ma infatti io voglio invitare proprio questo, ad acquistarlo il libro, perché, ok, avete sentito la presentazione, vi abbiamo buttato sul tavolo un sacco di diciamo input positivi, non solo diciamo per l'amministrazione comunale, ma per tutti noi che dobbiamo imparare anche a confrontarci, lo dicevamo prima sulla questione dell'ospitalità con il turista, e chi lo vuole acquistare, ripeto, ha la possibilità di farlo questa sera, di consigliarlo magari a qualche amico o a qualcun altro, quindi Visioni Turistiche a vostra disposizione, come anche Deborah a vostra disposizione per altre presentazioni, perché noi la facciamo qui a Cleto, anzi a Savuto, nel Castello di Savuto, però tu sei disposta a girare, sì, ormai è il tuo lavoro, la formatrice. I bordi più belli, quindi e dai, felicissima di essere qui stasera. Esatto, ma siamo felici anche noi, io ripeto, se non ci sono altre domande ringrazio l'amministrazione comunale per la disponibilità della location davvero meravigliosa, come ha detto Deborah, e ti ringrazio Deborah per averci dato questa possibilità di conoscere, perché bisogna sempre conoscere, non si finisce mai di imparare, e abbiamo la possibilità anche di crescere, non solo personalmente ma anche come borgo, perché è tutto migliorabile ed è la cosa positiva, secondo me possiamo apprendere anche da esperienze altrui, farle nostre e poi fare questi scambi, perché sono davvero utili secondo me questi scambi culturali con altre esperienze. Quindi grazie Deborah, grazie Armando e grazie a voi che ci avete deciso del vostro tempo.